31 nuovi autobus per Firenze, un investimento importante per la città. Sì, un investimento molto importante soprattutto perché è la quinta tranche di un investimento che sta portando il 60% della flotta di ATAF a essere acquistata negli ultimi 2 anni. Vuol dire benchmark nazionale, 7 anni di anzianità media di Firenze contro 13 anni di media nazionale. Direi che è un risultato che conferma che quando si muove il gruppo Ferrovie dello Stato e Bus Italia qui i risultati si vedono. In attesa della decisione del TAR per l'autunno sul TPL? In attesa della decisione del TAR di una gara che è stata annunciata nel 2010, sono passati 6 anni, i cittadini non hanno ancora visto, mi pare, i risultati e su cui siamo confidenti di uscire vittoriosi con l'aggiudicazione al nostro raggruppamento Mobit e pronti a fare gli stessi investimenti che abbiamo fatto a Firenze e in tutta la Toscana con i nostri partner di Mobit. Nell'accordo con il Comune per migliorare il servizio non c'erano solamente gli autobus, c'erano anche le assunzioni degli autisti. A che punto siete? Deve chiederlo all'amministratore delegato di ATAF e di Bus Italia, non chiederlo a me, io sono amministratore di Ferrovie. Pensavo l'avessero informata. Ognuno fa il suo mestiere in un gruppo, se uno fa il lavoro anche degli altri il gruppo non funziona. Vabbè. L'incontro che avete oggi pomeriggio con Nardella, naturalmente parlerete anche di alta velocità. Avrete, a valle dell'incontro avrete delle informazioni, comunque certo parliamo ovviamente anche di tutta la parte del nodo ferroviario, non solo alta velocità perché Firenze è un nodo fondamentale sia per ovviamente l'alta velocità che transita di qui, ma anche per tutta la parte del servizio regionale su cui negli ultimi anni con Trenitalia e RFI abbiamo lavorato molto e con cui è una delle regioni che certamente sta vedendo un incremento maggiore del trasporto ferroviario, che è l'unico sistema poi per riuscire a contrastare davvero la continua diffusione dell'automobile privata. Quindi un'integrazione fra il pendolarismo e l'alta velocità, questo è uno dei temi? Fra il pendolarismo, l'alta velocità e il trasporto gomma, bisogna ragionare in maniera integrata, anche con le altre modalità di trasporto, il car sharing, il bike sharing, il taxi, cioè voglio dire qualunque modalità che non sia di proprietà privata. L'Italia è un paese che è costituito da 30 milioni di padroncini, che sono tutti cittadini che si investono in una macchina, si occupano della manutenzione e la guidano. Sono 30 milioni di padroncini ed è il mercato che noi dobbiamo andare ad aggredire e lo faremo. Quindi partecipate anche alla gara per il bike sharing a Firenze? Il nostro obiettivo è diventare il punto di accesso della mobilità integrata. Non dobbiamo fare tutto noi, ma dobbiamo integrare. Quindi se c'è qualcuno più bravo di noi a farlo, lo farà, se no siamo disponibili a occuparci di tutto.